questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, martedì 27 ottobre. Allora iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricorda Sant'Evaristo, Papa e Martire. Ci vediamo subito alla sua storia. Mentre del suo predecessore Clemente conosciamo la celebre lettera ai cristiani di Corinto, di Evaristo nulla è giunto, tutto ciò che si sa è nel Liber Pontificalis e negli scritti di Ireneo ed Eusebio. Sembra sia stato un greco di Antiochia, nato a Betlemme e divenuto il quarto, forse il quinto successore di Pietro intorno all'anno 100. Governò per 9 anni, leggendarie sono considerate le notizie che sia morto martire, che sia sepolto presso San Pietro e che abbia suddiviso Roma in 25 parrocchie, istituito 7 diaconi per assisterlo nella liturgia, come testimoni della sua ortodossia e come stenografi delle sue prediche. I resoconti, in ogni caso, non sono giunti. L'etimologia del suo nome deriva dal greco e significa colui che è gradito. E allora per questa giornata da parte nostra gli auguri a tutti coloro di nome Evaristo. Ora iniziamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del Centro. Banda del buco in tabaccheria, Pescara, sfondata una parete e il bottino di 20.000 euro. A centropagina forse si recupererà il 4 novembre, il Pescara bloccato dalla nebbia, rinviata la gara di Novara. Nelle cronache su Pescara, tentata rapina in centro, 14enne preso a pugni per il motorino. E ancora i banditi con il taglierino, poste rapinate, ancora paura alla Pineta. Francavilla, variante ANAS, riaperta oggi con l'autovelox. E poi la rabbia dei senza stipendio, Maiella e Morrone occupato il municipio di Manoppello. Di taglio alto, salute, carne rossa, allarme OMS può essere cancerogena. L'udienza, Papa Francesco agli zingari, è ora di voltare pagina. Vediamo ora i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Conga, fondo su Angelini, Sanitopoli, mai firmato il consenso per cedere i crediti. A Barclays, il giallo dei 33 milioni. Il difensore dell'ex manager ASL, sono sparite le registrazioni delle udienze di primo grado. E poi il personaggio, l'arbitro Angelo, che ha salvato Pietro. Malore della vittima, i rapinatori le offrono dell'acqua. Casalincontrada, ancora un colpo in villa dei banditi, dai banditi un gesto gentile per l'anziana proprietaria. Calcio Serie B, la partita è stata rinviata, data da destinarsi. La nebbia ferma Pescara e Novara. L'Aquila, il consiglio degli spettri, e poi di spalla Abruzzo Quality, il museo delle eccellenze della regione. Di taglio alto Teramo, Paolucci, così abbiamo salvato lo zoo profilattico dal commissario. Calcio, dirigente del Giulianova, si dimette e regala le quote. Su Pescara anche il comune sversa liquami nel fiume. Ora invece vediamo i titoli di apertura del quotidiano La Città. IZS, contestata la nomina di Manola. Il sindacato FSI scrive a Procura, Corte dei Conti e Anticorruzione, chiariscano se era nominabile. A centropagina Teramo Calcio, Cerulli davanti al CONI per cancellare la penalità, l'avvocato del diavolo. E poi tavolo politico, si affilano i coltelli, Teramo, prima riunione di maggioranza dopo l'uscita di AN. Di taglio alto, carambola in superstrada, ferito il sindaco di Notaresco. Sant'Egidio ha arrestato lo spacciatore del karaoke, poi protesta dei pendolari, la stazione di Roseto funziona al contrario. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani e prima di sfogliare le pagine, come sempre, il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, approfittate del vostro stato di grazia per porre fine, da bravi mediatori, a quei contrasti che appesantiscono l'ambiente di lavoro. Lasciate stare l'orgoglio ferito e fate voi il primo passo se volete che la vostra relazione affettiva non si areni. Toro, insieme al malumore, tornano a galla antiche insoddisfazioni che rendono difficili i rapporti con chi vi è intorno e frenano le vostre iniziative. Prendetevi cura di voi, dedicate il tempo libero al benessere fisico e mentale. Gemelli, non tralasciate i vostri interessi solo per seguire le questioni pratiche. Dovete trovare il modo di dedicare tempo a ciò che vi piace. In serata vi guadagnerete la simpatia di nuovi amici grazie alla vostra disponibilità ed allegria. Cancro.
sacro. Oggi la luna è un balsamo miracoloso per il vostro umore, l'ideale per superare alcuni contrattempi che sarete chiamati a risolvere. L'amore vi mette di fronte a molte scelte e responsabilità, affrontatele in modo maturo. Leone, accontentatevi di rimanere al vostro posto, sopportando un po' di noia e di routine. Fra non molto si apriranno orizzonti più stimolanti. Non mettete in discussione l'affetto di chi amate solo perché oggi siete giù di corda. Vergine, in famiglia saprete trovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche e realizzare obiettivi comuni. In campo sociale state conquistando una posizione di rilievo, la vostra personalità emerge tra le altre. Migliora la situazione anche in campo affettivo. Bilancia, vi attendono molte sorprese, alcune piacevoli, altre meno. Non forzate le situazioni, lasciate che vadano pure nella direzione che hanno preso senza interferire con la rotta. Non male l'amore. Scorpione, la luna nel segno è un'ottima garanzia per il vostro umore e per i vostri progetti. Assicura bei momenti in amore con gli amici di sempre. Buone notizie sul fronte professionale. Otterrete finalmente la risposta che stavate aspettando. Sagittario, vi sentite abbastanza tranquilli e siete equipaggiati di risorse, di muscoli e intelletto, eppure oggi rischiate di annoiarvi. Regalatevi qualche ora da trascorrere in relax o anche in ozio assoluto, un modo efficace per ricaricare le batterie. Capricorno, realizzare i vostri desideri diventa facile oggi con la luna amica. Non si escludono neppure incontri fortunati e occasioni da cogliere al volo. Il bisogno di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare complicità con il partner. Acquario, la luna mette in campo un po' di malumore, ma i programmi della giornata potrebbero offrirvi buone occasioni per recuperare. Valutate ogni nuovo progetto lavorativo e, se ritenete che sia valido, non arenatevi davanti alle difficoltà. Pesci, la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa, ma forza di volontà e ambizione vi spingono ad andare avanti. Qualunque sia la situazione sentimentale, concentratevi sul presente. Iniziamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, iniziamo dalle pagine nazionali del centro. C'è un allarme salute in apertura. Salumi e carni lavorate sono a rischio. Per l'Organizzazione Mondiale, associazioni con tre tipi di tumori. Risponde Beatrice Lorenzin, il ministro alla salute, dice evitare il panico, i produttori cibi italiani sono sicuri. E poi, secondo gli esperti, gli italiani hanno un consumo eccessivo per il 50%. A tavola, 3-4 giorni la settimana. Gli oncologi dicono dieta mediterranea, ok. E poi il governo, la legge di stabilità, la manovra va al Senato, entrate scontro frontale. Inizia oggi l'iter a Palazzo Madama, ancora polemica sulla soglia dei contanti. Padoan difende il direttore dell'agenzia, ma Scelta Civica chiede una verifica. E poi tasse, previsti tagli per oltre 4 miliardi, cancellate IMU e TASI per 8 famiglie su 10. Lavoro, scommessa sugli sgravi fiscali, 2,2 milioni di lavoratori in più. Le pensioni, nuovo stop all'indicizzazione, ma per l'INPS servono misure più incisive. E poi la politica, le riforme, una pioggia di ricorsi contro l'Italicum. Il coordinamento democratico costituzionale si affida all'avvocato Besostri, che ha già vinto la battaglia sul Porcellum. La diaspora centrista Carlo Giovanardi lascia NCD. Basta fare utili idioti di Renzi. E poi resa dei conti, PD Marino, Roma, il sindaco dimissionario punta al chiarimento in aula. Mafia Capitale, prime sentenze a dicembre, ok al rito abbreviato per alcuni imputati di corruzione, no alla scarcerazione dell'ex assessore Ozimo.
La galassia euroscettica festeggia la nuova Polonia. Il voto che ha dato la maggioranza assoluta ai conservatori gela Bruxelles. A rischio gli equilibri in Europa. Pittella dice concreto rischio di disfacimento. E poi il Dieselgate, Volkswagen, querele per truffa dall'Italia. Di spalla omicidio Tavella, 4 arresti in Bangladesh. E poi l'ANAS, la Dama Nera, pronta a collaborare, ma non per adesso. La Croiano prende tempo e fa scena muta davanti al GIP. Dagli altri indagati, prime ammissioni sul valzer di Tangenti. Città del Vaticano, il Papa e i Gitani, voltate pagina. 5.000 zingari all'udienza, basta con le tragedie dell'indifferenza. Incidenti mortali, omicidio stradale per colpa grave. La Camera limita le responsabilità, il DDL in via di approvazione. Apriamo ora la pagina dedicata all'Abruzzo, Sanitopoli. Il processo d'appello all'Aquila. La difesa attacca le bugie di Angelini prese come oro colato. L'avvocato Valentini dice stravolti dai PM logica e diritto. Carli, legale di Arracu, risponde voleva solo salvare le cliniche. Ieri c'è stata questa importante udienza all'Aquila e allora se ne parla ed è l'apertura di quasi tutti i quotidiani, noi c'eravamo, vediamo. È stata la giornata delle arringhe difensive dell'ex parlamentare di Forza Italia Sabatino Arracu, dell'ex assessore regionale Antonio Boschetti e dell'ex manager dell'ASL di Chieti Luigi Conga, condannati nell'ambito del processo sulla Sanitopoli abruzzese, il presunto giro di mazzette tra politica e sanità sia pubblica che privata e per i quali è stata chiesta oggi l'assoluzione. Il processo nel 2008 fece cadere l'allora giunta regionale di centrosinistra guidata dall'ex ministro e presidente della commissione antimafia Ottaviano Del Turco, oggi presente in aula come ogni udienza in corte d'appello dell'Aquila. A lui il 22 luglio del 2013 il tribunale collegiale di Pescara inflisse la condanna più pesante, 9 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere, corruzione, concussione, tentata concussione e falso. Il tribunale collegiale di Pescara ha condannato anche l'ex parlamentare Arracu a 4 anni, l'ex manager dell'ASL di Chieti Conga a 9 anni e l'ex assessore regionale Boschetti a 4 anni di reclusione. A Conga, il 14 luglio del 2008, il giorno degli arresti, fu sequestrata la sua Porsche Cayenne insieme ad una valigetta con 113.000 euro in contanti, poi fotocopiati uno a uno dalla Guardia di Finanza per provare che quei soldi fossero in realtà una parte delle tangenti per 6 milioni di euro contestate a Conga. I legali difensori di Arracu, Conga e Boschetti, nel loro appello chiedono l'assoluzione e sostengono che le dazioni di denaro non risultano supportate da alcuna prova diretta, diversa dalle dichiarazioni accusatorie di Vincenzo Mariangelini, patron della clinica privata Villapini di Chieti, detto il grande accusatore, parte offesa e allo stesso tempo anche imputato nello stesso processo. Non esistono dunque atti e prove dirette delle dazioni, ma solo indizi dai quali la sentenza, continuano i legali, ha preteso di desumere elementi utili a riscontrare le dichiarazioni di Angelini circa le materiali dazioni di denaro. A presiedere la Corte d'Appello è il giudice Luigi Catelli. Sono 25 in totale le persone giudicate per accuse che vanno dall'associazione per delinquere alla corruzione, all'abuso, alla concussione, al falso, truffa, riciclaggio, per un presunto giro di tangenti di oltre 15 milioni di euro. Ora parliamo di trasporti. Ok al contratto TUA, saranno ridotti gli stipendi più alti. Accordo nella Società Unica di Trasporti dell'Abruzzo. D'Amico dichiara ora partiamo per la fase di rilancio. Dopo mesi di trattative arriva in porto il contratto di secondo livello di TUA, l'azienda unica di trasporto della Regione Abruzzo. Passaggio necessario dopo l'operazione di fusione tra le tre società ARPA, GTM e Sangritana, 1.600 dipendenti con trattamenti economici diversi in base all'appartenenza societaria. E poi a margine dell'incontro si è proceduto alla firma del contratto. Per quanto riguarda la parte economica, aggiunto da Alessandro, abbiamo stabilito un principio di equità. Chi percepisce di meno non dà nulla, chi guadagna di più contribuisce di più e così almeno il 50% dei lavoratori, cioè 800 su 1.600, non saranno toccati. Per gli altri si tratterà di un sacrificio da qualche euro fino a qualche decina di euro al mese, mentre per i redditi più alti il taglio massimo sarà di 100 euro mensili, ma riguarda solo poche unità. Passiamo alle pagine del Messaggero, sempre per la stessa notizia.
Via il contratto di secondo livello. D'Alessandro dice ora tua crescerà. È un tassello importante nella storia della Società Unica dei Trasporti con la firma del contratto di secondo livello con le organizzazioni sindacali. Scriviamo un nuovo capitolo che conferma gli obiettivi prefissati che sono stati raggiunti. Innanzitutto salvaguardare 1.600 persone. E anche il centro e anche sul Messaggero si parla della firma di tutte le sigle sindacali ed eccolo qua. A margine dell'incontro si è proceduto alla firma del contratto insieme ai rappresentanti delle segreterie CGL, CISL, UIL, CISAL e UGL. In realtà ieri pomeriggio c'è stato l'incontro, le parti si sono incontrate, ma al momento della firma una delle sigle sindacali ha deciso di non firmare, era l'UGL, noi c'eravamo, vediamo. 6 mesi di trattative, accordi mancati, proteste, scioperi e poi l'annuncio della firma collettiva dei sindacati dopo una lunga mattina trascorsa a riguardare gli ultimi dettagli dei contratti finalmente armonizzati tra ARPA, GTM e Sangritana. Alla presenza del consigliere delegato Camillo D'Alessandro e del presidente della Società Unica dei Trasporti Luciano D'Amico. Abbiamo trovato l'accordo praticamente su tutto, sapendo che dal primo giorno noi avevamo stabilito alcuni obiettivi che oggi possiamo dire di averli raggiunti. Prima di tutto la salvaguardia dei posti di lavoro, seconda questione, non toccare quasi per nulla la parte economica retributiva dei lavoratori, lo abbiamo fatto con un principio di equità, la terza questione, aumentare la produttività, chiedere un minimo sacrificio ai lavoratori per garantire allora agli abruzzesi il futuro del trasporto pubblico locale. Soddisfazione dopo lunghe trattative, la tutela di 1.600 lavoratori che conservano così il proprio posto di lavoro. Non solo una omogeneizzazione tra i contratti delle tre ex aziende, ma soprattutto cambierà l'aver posto le premesse per una fase di rilancio e di sviluppo dell'azienda unica. Abbiamo unificato una storia sindacale di tre aziende che andava avanti da decenni e siamo riusciti in qualche modo a creare una struttura da cui ripartire pensando alla fase di sviluppo. Il massimo che si poteva ottenere in queste condizioni, con la scarsità di risorse e le differenze tra le varie aziende. Quindi abbiamo raggiunto, introducendo in uno zainetto cosiddetto un assegno ad personam, che ha racchiuso al suo interno tutte le differenze che c'erano in eccedenza che c'erano nelle aziende. Questo ha consentito di studiare un nuovo contratto che desse nuova normativa e nuova retribuzione a tutto il personale. Veramente è stato difficile, però contiamo sul fatto che per il futuro avremo riscontro dalle maestranze per il lavoro che è stato fatto finora. Al momento della firma però l'UGL rifiuta l'accordo, affermando di non vedere soddisfatte le proprie richieste né in termini di stipendi né in termini di turni di lavoro. Noi non firmiamo perché c'è questo contratto, lo sta pagando solo il personale viaggiante gomma, il resto tutti hanno avuto tutto, i quadri non gli è stato tolto nulla, gli stipendi da 50 e passa mila euro non gli è stato tolto un centesimo, addirittura le aree dirigenziali sono aumentate e i dirigenti io non vedo che gli venga decurtato qualcosa. Che significa che pagherà tutto il trasporto su gomma? Lo pagheranno attraverso la produttività, attraverso l'allungamento del nastro e con i soldi veri, rimettendo soldi veri dallo stipendio. Ora andiamo a Pescara, colpo in tabaccheria, i ladri sfondano il muro. Viale Bovio, durante la domenica, rubati gratta e vinci, sigarette per 20.000 euro. I malviventi hanno creato un varco attraverso la parete di un edificio disabitato. La titolare del negozio: avevamo porte blindate, allarme collegata al telefono e telecamere, come altro dobbiamo difenderci? È tutta colpa dei politici. Di spalla, ladri messi in fuga a Spoltore e a Moscufo. E poi ancora cronaca, rapina alle Poste, ancora paura. La Pineta. Assalto poco dopo le 18, due banditi armati di taglierino arraffano 2.000 euro e scappano a piedi lungo via Scarfoglio. E ancora, guida ubriaco e senza patente denunciato, sempre sulle cronache di Pescara.
Dammi il motorino, 14enne preso a pugni, tentata rapina in via del Bagno Borbonico. Il ragazzino riesce a scappare e avvisa i vigili urbani. Aeroporto, un guasto blocca i voli di Linate, un'avaria al motore dell'aereo Alitalia. Ieri ha fatto saltare il volo pomeridiano da Linate per Pescara delle 13.40 e da Pescara per Linate delle 15.30, costringendo i passeggeri in partenza da Milano ad aspettare quello delle 22.10 per poter tornare a Pescara e quelli in partenza da Pescara una settantina a finire a Ciampino per poter far rientro a Milano in tarda serata. Appello alle istituzioni per l'alberghiero De Cecco, minacciate azioni legali. Tutti i sindacati uniti, subito i lavori e il laboratorio da riaprire. Una sede in via dei Sabini, in parte inagibile, i lavori di messa in sicurezza a lungo promessi, mai avviati. I laboratori di cucina in via Tirino chiusi dopo i controlli delle autorità sanitarie, centinaia di alunni e docenti sistemati provvisoriamente in tre strutture della città. Il dramma dell'istituto alberghiero De Cecco finisce al centro delle denunce delle organizzazioni sindacali FLCCGL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS, CONFSAL e FGU, Gilda UNAMS, che in questi giorni, dopo le proteste di piazza di studenti e insegnanti, stanno valutando eventuali azioni legali a tutela della salute fisica e psichica dei lavoratori dell'istituto, obbligati a svolgere la propria attività in condizioni di estremo disagio. E poi il blackout di 2 ore, la stazione, l'avaria era al generatore, un'avaria al generatore che ha provocato la notte tra venerdì e sabato scorsi l'intervento dei vigili del fuoco alla stazione, rimasta al buio dopo un blackout che non ha comunque creato disagi. La luce è tornata alle 5 del mattino dopo 2 ore di stop. E poi senza stipendio occupano il comune. A Manoppello la protesta dei dipendenti del Maiello e Morrone. Da 10 mesi senza soldi, non possiamo più aspettare. E poi 3 milioni di debiti e conti bloccati per le tasse mai pagate e poi i conti bloccati dai pignoramenti. Sono questi i problemi dell'azienda speciale Maiello e Morrone, che assicura i servizi sociali in 16 comuni della Val Pescara. I dipendenti dell'azienda speciale sono 65 e aspettano gli stipendi da 10 mesi, non pagata anche la 14esima, e per ora sono 3 pignoramenti che fermano i conti correnti. Il consorzio industriale Val Pescara ha ottenuto un pignoramento da 63.000 euro che si aggiunge ad altri 2 giunti da 2 ex dipendenti che hanno vinto dei contenziosi per il susseguirsi dei contratti a termine per un totale di 226.000 euro. Ora lasciamo le pagine di Pescara, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, questo avvio di settimana, vediamo qual è il quadro e soprattutto anche le previsioni di questa giornata e anche di domani. Sì Francesca, allora la situazione è caratterizzata dalla presenza di un flusso di correnti umide di origine atlantica che sta dando luogo a degli annuvolamenti diffusi un po' su tutta la nostra penisola, ma anche a un progressivo aumento dell'umidità nei bassi strati che si traduce con la formazione poi di banchi di nebbia soprattutto sul versante orientale della nostra regione, ma non solo, c'è nebbia un po' su tutto il centro nord, soprattutto nelle pianure, nelle valli e sul versante orientale della nostra penisola, quindi una situazione questa tipica del mese in corso. Per un rimescolamento di queste masse d'aria dovremo attendere la serata di domani e ancor più la giornata di giovedì, perché se da un lato nelle prossime ore continueremo ad avere degli annuvolamenti, dei banchi di nebbia, umidità insomma piuttosto elevata soprattutto sul versante orientale della nostra regione, da domani inizierà a aumentare la nuvolosità ancor di più soprattutto sul settore occidentale, dove nel corso della giornata, quindi tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, potranno verificarsi delle precipitazioni poi in estensione verso il settore orientale della nostra regione, perché il tempo peggiorerà, come anticipato poc'anzi, nella giornata di giovedì a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica che potrà favorire anche fenomeni localmente di una certa consistenza, in particolar modo dapprima sul settore occidentale, poi in estensione verso
il settore orientale della nostra regione. Poi nei giorni successivi, quindi tra venerdì e domenica, dovremo assistere a un graduale miglioramento del tempo, ma dovremo fare ancora i conti con le correnti fredde provenienti dai vicini Balcani, che potranno dar luogo ancora a degli annuvolamenti, insomma un tipo di tempo che non si stabilizza, ma probabilmente tenderà a migliorare ulteriormente soltanto nel corso della prossima settimana. Quindi per il momento dobbiamo accontentarci, ma insomma dovremo fare i conti un po' con le perturbazioni atlantiche e con l'umidità piuttosto elevata, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Gianni Dareo in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo. Troverete i bollettini nel corso della giornata e suggeriamo sempre le 4 telecamere sulle 4 province abruzzesi in tempo reale per vedere quella che è la situazione meteo su tutto il territorio. Suggeriamo anche 2 profili Facebook. Uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, e qui troverete tutto quello che è presente sul sito, quindi bollettini e tutte le informazioni nel corso della giornata da parte di Giovanni De Palma, e suggeriamo il profilo personale di Giovanni perché qui troverete qualche curiosità in più. Intanto la foto scattata alle prime luci dell'alba, lo ricordiamo, sempre scattata da Monte Silvano, vengono registrati anche i gradi. E poi troverete quelli che sono gli strumenti di rilevazione meteo di Giovanni De Palma, anche con le varie spiegazioni per gli appassionati, anche per i curiosi. Un'altra cosa importante che è presente nel profilo personale sono le segnalazioni degli utenti con foto o video che in qualche modo mettono al corrente di quello che è l'emergenza o la situazione sul proprio territorio da parte di tutti gli utenti. Molto comodo non solo per mettere al corrente Giovanni De Palma, ma anche per mettere al corrente tutti gli utenti connessi alla sua pagina, e quindi per viaggiare sempre informati in maniera prudente. Allora Giovanni, come sempre io ti ringrazio per l'intervento, che torna puntuale domani mattina alle 7:20, ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, colgo l'occasione per augurarti una buona giornata a questo punto, così come l'auguro a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo a Pescara perché il sindaco Marco Alessandrini lancia un appello. Un progetto condiviso per l'area di risulta. Il sindaco Alessandrini lancia un appello alla cittadinanza. Serve un confronto per la riqualificazione dell'ex stazione per l'area di risulta. E poi paura in Piazza dei Grue. Crolla cornicione dall'alloggio Atere e danneggia 2 auto. I sotterranei pieni d'acqua, il comune scopre di avere uno scarico che sporca il fiume. Ecco perché le cantine dell'ente si allagano. Dagli scavi sulla Golena spunta una condotta abusiva, in parte tappata. E poi il vice sindaco del Vecchio dice subito la mappatura del sottosuolo. Di taglio basso la città rivuole il parco dimenticato. Di Pietro scrive al Demanio, l'area di via Rigopiano è nel degrado, ridatecela. Incarichi gratis ai pensionati, il ritorno degli ex dipendenti, già 5 le offerte al comune. Sono già 5 gli ex dipendenti del comune pronti a tornare al lavoro gratis. Il progetto dell'amministrazione per ovviare alla carenza di organico è stato appena lanciato e già trova i primi volontari. Andiamo avanti sul commercio, nuove opportunità. Ciferni porta a Barcellona le sue pizze a 1 euro. Dopo il locale di Viale Bovio, l'imprenditore pescarese si allarga e in programma anche l'apertura dei punti vendita in Via Fabrizi, Santa Filomena e Chieti Scalo. La karateca pescarese Brognieri conquista la 24esima Venice Cup. E poi ora ci spostiamo e andiamo sulle pagine di Monte Silvano, anzi prima torniamo a parlare della variante ANAS di Francavilla. Avevamo detto lunedì la riapertura dopo mesi di lavori e oggi scatta l'autovelox. Francavilla, ultimati nei tempi previsti i lavori da 4,5 milioni per tamponare le infiltrazioni, ma non sono finiti i problemi che rendono pericolosa la viabilità. Non saranno forse risolti in modo definitivo i problemi nella galleria di San Silvestro, ma la variante ANAS, come d'accordi, è stata riaperta ieri al traffico nel tratto nord della circonvallazione di Francavilla, chiuso il 22 giugno scorso per consentire la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione. Le opere eseguite su appalto dell'ANAS nella galleria dovrebbero aver tamponato i problemi delle infiltrazioni d'acqua che periodicamente rendono molto pericolosa la viabilità sotto un tunnel dove la circolazione delle auto si svolge nei 2 sensi di marcia. L'intervento è costato 4,5 milioni di euro e non sono mancate polemiche nel solco di una tradizione che vuole le 2 gallerie della variante oggetto di contestazioni sin dai tempi della loro progettazione. Nei mesi scorsi la questione degli allagamenti dei tunnel è stata nuovamente al centro
centro delle interrogazioni parlamentari e di esposti. Ma tant'è, ieri il traffico è tornato alla normalità, come nei giorni scorsi la stessa ANAS ha fatto sapere che in ogni caso i problemi sono stati risolti. E poi il decreto ingiuntivo da 75.000 euro per la depurazione. Andiamo avanti, sul comune di Mortesilvano torna la gestione del Pala Congressi. L'amministrazione si occuperà direttamente di contatti, prenotazioni e canoni di affitto per l'utilizzo della struttura. E poi lo Stella Maris, l'impegno della senatrice Chiavaroli è vincente, l'idea delle belle arti nell'ex colonia. Cantiere Scuola e Lunario della Felicità all'Info Day del CIPAS CIS. E di taglio basso, dal blues a noi, nell'ambasciata svizzera il pianista montesilvanese Simone Pavone porta nella capitale lo show già proposto a Piano City. E allora lasciamo le pagine della politica per una piccola pausa di pubblicità e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora parliamo di quello che è l'allarme furti in villa. Comitato del Colle per difendersi dalle visite dei ladri. Sistemi di allarme, vigilanti privati e telecamere pagati dai cittadini in un rione residenziale a Città Sant'Angelo. E poi Moscufola differenziata record, l'81% a settembre. I volontari e solidarietà nel Sannio, una squadra di protezione civile di Montesilvano nei centri alluvionati, l'intervento di aiuto. Ritardi e guasti ai bus, la rabbia dei pendolari tra Penne e Pescara, le proteste dei passeggeri, disagi segnalati e nessuna risposta. I viaggiatori dicono orari non rispettati e le strade sono distrutte. A Popoli, metanodotto SNAM, giovedì si decide in consiglio, è stata convocata per le 18 nella sala consiliare. L'Assemblea civica di Popoli in seduta straordinaria che tra i punti all'ordine del giorno discuterà l'assunzione di atti di indirizzo relativi alla costruzione del metanodotto sul Monafoligno da parte di SNAM, per il quale in sedi non istituzionali ci si è dichiarati contrari. L'opera, che in progetto prevede l'attraversamento in galleria dei territori delle sorgenti nella riserva naturale del Pescara, è attraversata poiché ritenuta invasiva e in grado di danneggiare l'ambiente dell'oasi. L'infrastruttura dovrà attraversare siti demaniali di uso civico per i quali la SNAM ha chiesto di variare la destinazione d'uso. E poi sono stati completati i lavori in via Roma, Torre di Passeri, la nuova viabilità nell'area artigianale. Bussi sul Tirino, gioca 10 e lotto e vince 31.000 euro e caccia al fortunato. Ci spostiamo a Chieti, Casali in Contrada, paura nella notte. Coniugi rapinati in casa con la pistola, due malviventi a volto coperto hanno svegliato la coppia di settantenni per farsi aprire la cassaforte, rubati tutti i gioielli. Il sindaco Mammarella ha dichiarato: il grave episodio non mette in discussione la sicurezza in paese, ma a novembre verranno installate 15 telecamere. Fa un gestaccio, automobilista picchiato, Lanciano, Diverbio in strada per una freccia non tolta, preso a calci e pugni, è stato arrestato un pugile. Di taglio basso, abusi su due bimbe, condannato a 4 anni, Lanciano, il PM aveva chiesto 9 anni, le ragazzine si contraddicono e la difesa valuta il ricorso. All'Aquila, politica e giustizia, le reazioni alle inchieste, Cialente dice basta fango, i processi vanno fatti rapidamente. Ieri in consiglio, 4 ore di dibattito sulle indagini e sulle voci incontrollate che coinvolgono il comune. Il segretario Angela Spera rinuncia al suo incarico. E poi parla Lombardi, contro di me Cialente e Co scatenarono l'inferno. Di taglio basso, l'amico di Giuseppe è stato convocato dai PM sul Mona. Salta l'incontro del testimone con i familiari del giovane trovato morto in un bosco in Liguria. Andiamo a Teramo, si insedia il nuovo CDA dell'Istituto Zooprofilattico e ci sono le dichiarazioni: basta con le tensioni, l'istituto deve rinascere. La presidente Manola Di Pasquale dice: la conflittualità degli ultimi anni deve finire, sono teramana e quindi non potrò scappare se farò delle scelte sbagliate. Su questa notizia ci spostiamo e andiamo sulle pagine del quotidiano La Città, perché proprio sulla nomina di Manola Di Pasquale scoppia la polemica. Guardiamo qui. Il sindacato FSI contesta la nomina di Manola Di Pasquale.
La Di Pasquale si è difesa a tutto campo, anche in maniera verace, dagli attacchi sulla sua nomina piovuti nell'ultima settimana. Su Facebook più volte ha ripreso chi la contrastava pubblicamente, compreso l'ex governatore Gianni Chiodi. E questa è la presentazione. L'avvocato Di Pasquale si dice pronto a dare serenità a tutto l'ambiente dell'Istituto di Ricerca di Campo Boario. La neopresidente spegne le polemiche e guarda al futuro del caporale. Paolucci dichiara: abbiamo voluto evitare il commissariamento, l'assessore regionale dice garantita l'autonomia e l'operatività. Ieri c'è stata la presentazione del nuovo CDA, l'abbiamo detto, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, e proprio lì Manola Di Pasquale ha parlato per smentire e placare tutte le polemiche. Elisa Liuz. Presentato questa mattina il nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Il CDA si è insediato il 20 ottobre scorso e ha già provveduto ad eleggere il presidente nella persona dell'avvocato Manola Di Pasquale, designata dalla Regione Abruzzo. Il lavoro che riguarda la crescita e lo sviluppo di questo istituto riguarderà il CDA nella forma collegiale, dove la presidenza c'è solo perché è per legge necessaria una figura che ricopra questo ruolo per delle competenze prettamente amministrative. In realtà poi il CDA è un organo collegiale e quindi tutte le scelte saranno prese collegiali. I due consiglieri sono il professore universitario Giampaolo Colavita, designato dalla Regione Molise, e il dottor Nicola D'Alterio, designato dal Ministero della Salute, consigliere uscente del precedente CDA e medico veterinario. Il primo obiettivo è quello appunto di dare un segnale chiaro e forte di voglia di mettersi a lavorare in maniera costruttiva, in una interazione chiara dei ruoli e delle responsabilità, ma a tutto campo, partendo dal personale alle problematiche più generali da un punto di vista amministrativo. Il rapporto Molise-Abruzzo come lo ha visto in questi anni e come invece dovrebbe essere? Per diversi aspetti in questi anni l'istituto si è un po' allontanato dal Molise, ma insomma oggi il Molise è vicino all'istituto, è qui, è vicino alle istituzioni che lo rappresentano, e io davvero mi auguro vivamente che sia in Molise che in Abruzzo l'istituto possa tornare ad essere ancora un presidio fondamentale, un punto di riferimento forte. Nell'ultimo anno questa competitività forse fra le due parti importanti di questo istituto si è ingenerato, proprio perché nascevano delle situazioni di non capire bene cosa dovesse fare l'uno e cosa dovesse fare l'altro, prescindere dai torti o dalle ragioni di cui non parliamo, perché oggi noi mettiamo un punto e guardiamo avanti. Ci spostiamo ora sulle pagine del Messaggero e torniamo all'Aquila. Nell'assise civica volano gli spettri, poteri forti e pezzi di società civile che vogliono sovvertire l'ordine. Scontro in aula sulle affermazioni di Cialente. È emerso l'atteggiamento fortemente garantista del presidente Benedetti nei confronti di Pirozzolo e della dirigente sospesa. Il primo cittadino dice: rivendico il fatto di essere stato io a cercare sempre la verità, portando gli atti in procura. E Ettore Di Cesare ha innescato il dibattito chiedendo al sindaco di entrare nel merito delle sue dichiarazioni. E poi Gran Sasso, la Brignone rincara la dose, l'Iris ambienti del no legati alle Marche. Interrogazione parlamentare della deputata accende lo scontro con la politica aquilana. Redderazione, ma è chiusa l'inchiesta, tra le novità resta indagato l'assicuratore Umberto Di Prospero, l'accusa di tentata estorsione. Legge di stabilità, ci sono 3,89 miliardi. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 impegnati e già predisposti per diventare contanti al momento opportuno. Il governo Renzi sembra considerare realisticamente terminabile la costruzione per il 2020. Nel dettaglio i numeri della legge sono questi: 1097 miliardi nel 2016, 1297 nel 2017 e 1497 nel 2018. E poi sono stato assoldato per uccidere, ma era tutto falso. Un magrebino di 34 anni rinviato a giudizio per calunnia per aver clamorosamente accusato noto imprenditore agricolo. Siamo sulla cronaca di Avezzano. A Luco dei Marsi, extracomunitario arrestato per aver assalito la titolare di un'azienda con il coltello.
E anche su Pescara la notizia è: il comune sversa liquami nel fiume. L'allagamento degli scantinati di Palazzo di Città ha fatto scoprire lo scarico abusivo vecchio di decenni. Il problema è emerso grazie ai lavori per il DK15. Tutte le acque verranno convogliate al depuratore. Entro dicembre le nuove pompe di sollevamento per scongiurare emergenze, specie a Porta Nuova. E poi sulla cronaca una tragedia sfiorata, si sbriciola una parte del balcone, paura e danni a Piazza Grue. Pioggia di calcinacci sulle auto in sosta, per fortuna non passava nessuno e sono intervenuti i vigili del fuoco. E anche qui il cambio di passo, Alessandrini sprona la giunta, Palazzi Clerico, soluzione in vista. La notizia della riapertura della Galleria di San Silvestro a Francavilla, completati i lavori dell'ANAS sulla tangenziale, 4 mesi di traffico, caos e inquinamento. Sempre su Pescara, sulla sanità, riparato il guasto a radioterapia, tornano i pazienti, in ospedale prenotazioni e visite anche per i nuovi assistiti. Ci sono voluti circa 3 mesi per superare la grave emergenza. Il manager Damario dice che l'acceleratore lineare è stato rimesso in funzione, mai sospesi i trattamenti. E poi un'altra notizia, sempre sulla sanità, una migliore assistenza per Noemi. L'ASL di Pescara ha assunto l'impegno a trovare risorse finanziarie per l'assunzione di personale medico necessario a garantire l'assistenza sanitaria alla piccola Noemi affetta da una grave malattia muscolare neurodegenerativa. L'impegno di Paolucci è quello di cercare risorse per l'ASL di Pescara. Ieri c'è stato un tavolo tecnico a Pescara proprio per parlare dell'apertura di una terapia subintensiva dedicata a tutti quei bambini che sono che hanno patologie, affetti da patologie neurodegenerative. Soprattutto un passaggio importante è quello della formazione di personale specializzato, e per quello è stato stilato un cronoprogramma e soprattutto tutti gli step necessari per far diventare Pescara davvero un riferimento anche per altre regioni. Vediamo tutto in questo servizio. Pescara ospiterà la terapia subintensiva per pazienti pediatrici affetti da patologie rare. Un grande traguardo che si apre in via sperimentale con 2 postazioni e con un cronoprogramma che prevede anche la formazione di personale specializzato. Questa mattina a presiedere al tavolo tecnico c'era l'assessore regionale Silvio Paolucci, il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Alfonso Mascitelli, il primario di pediatria dell'ospedale di Pescara dottor Giuliano Lombardi, il manager dell'ASL di Pescara Claudio Damario e il papà della piccola Noemi Sciarretta, promotore dell'iniziativa e noto per le sue campagne in favore del sostegno alle famiglie dei pazienti con patologie neurodegenerative. Ma intanto il progetto Noemi è un progetto molto più ampio, che parte da una situazione davvero molto difficile, familiare e chiaramente per Noemi stessa, ma che in realtà rappresenta una comunità di famiglie, di utenti, di bambini nel caso di specie che soffrono di malattie rare. Oggi l'incontro vuole determinare in modo concludente quali siano diciamo, i meccanismi tecnici per garantire il personale adeguato una volta che si è scelto Pescara quale sede per erogare questa offerta, ritenendo peraltro Pescara una delle sedi appunto che sulla questione tra virgolette dell'offerta pediatrica così va a chiudere un ciclo vero e proprio dell'offerta. Un progetto ambizioso che necessita di diversi passi già stabiliti nel corso del tavolo tecnico di questa mattina e che impegnerà medici e personale medico anche fuori regione per apprendere dalle eccellenze del territorio italiano le pertinenze necessarie per il trattamento dei piccoli pazienti. Logicamente ora si va a lavorare sull'assistenza domiciliare, perché ricordiamo che nelle disabilità gravissime i genitori rischiano la perdita del posto di lavoro perché non c'è un personale in grado di gestire a casa, a domicilio, il bambino o il proprio caro. Quindi si deve intervenire anche su questo. Ora si partirà con la formazione. La cosa buona è che siamo riusciti a far entrare nel progetto il Gaslini di Genova. Il Gaslini di Genova si è comunque fatto avanti per dare il supporto alla formazione. È una grande cosa perché comunque dalla storia di Noemi è nata l'associazione Progetto Noemi, che quindi si muove verso questo percorso, si sta aprendo un centro di eccellenza in Pescara, in Abruzzo, però c'è ancora tanto da fare, è un inizio, però è già una grande cosa.
Ancora cronaca, andiamo a Spoltore, case svaligiate nella notte. Presa di mira stavolta la frazione di Villa Santa Maria dopo i raid dei ladri a Villa Raspa e a Santa Teresa. Pochi carabinieri per controllare un territorio così vasto e i residenti, spaventati, adesso pensano a ronde private. Di Lorito ha chiesto al governo di aumentare le risorse destinate alle forze dell'ordine. E poi il quartiere nel mirino a Pescara, Pineta. Due banditi rapinano l'ufficio postale. Di taglio basso, belle arti nelle sale della Stella Maris. La senatrice Chiavaroli rilancia l'idea. Il Bienz, i guru della creatività, sbarcano a Pescara. Sull'iniziativa di Sabato all'Aurum è concentrata l'attenzione di esperti, manager di grandi aziende. Andiamo a Chieti, assaltano la villetta armati ma offrono l'acqua alla vittima. I rapinatori con bastone e pistola svegliano i proprietari e si fanno aprire la cassaforte. Un colpo da 10.000 euro portati via gioielli. Il marito dice che shock, ma non ho reagito. Un incidente sul lavoro, cade in azienda ma interviene l'elicottero. E poi nuovo arrivo in procura, Ciani affianca gli altri PM. L'autopsia, la novantenne uccisa a botte, a bomba, le percosse compatibili con le lesioni, ma non sono state riscontrate fratture. In carcere ora c'è il nipote, Emilio Teti. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe più volte strattonato la nonna per le braccia e poi l'ha colpita con fendenti al torace. Nel mirino anche i maltrattamenti alla madre. L'avvocato Rossi dice non ha mai fatto del male a nessuno. A Lanciano, dopo la violenza sessuale su minori, pedofilo condannato a 4 anni, abusi verso la figlia dell'ex convivente dal 2006 al 2014, la difesa dichiara ci sono troppe incongruenze. A Teramo, Paolucci, lo zooprofilattico sfiorato il commissariamento. Questa è una realtà di livello internazionale e trainerà l'economia di tutta la regione. L'assessore ufficializza il nuovo CDA e racconta così abbiamo evitato il pericolo. La presidentessa di Pasquale dichiara questo board è di alta qualità e io saprò fornire concretezza. E poi sulle scuole il debutto della palestra con rap e break dance. Anche Brucchi all'Istituto San Giuseppe a rischio il comprensivo Falcone Borsellino. Ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città e vediamo anche, restando a Teramo, anche la situazione politica. Avevamo raccontato delle dimissioni di due rappresentanti del Consiglio di Fratelli d'Italia. Adesso arriva, si affilano i coltelli per il tavolo politico. Oggi la prima riunione di maggioranza dopo l'uscita di Fratelli d'Italia. Sono attese scintille. Tavolo contro tavolo è oggi il giorno più lungo per le fibrillazioni che stanno scuotendo il palazzo. Da un lato ci sarà infatti la riunione di maggioranza, programmata per tempo per discutere del documento unico programmatico, ma che non è difficile da prevedere, si convertirà in un confronto già sulla carta durissimo, così come attesta il clima che si respira in maggioranza e da cui hanno dato il là sia l'uscita di Fratelli d'Italia sia quei mugugni che adesso sembrano aver ripreso rabbia e coraggio per esternarsi in modo frontale. E poi i disagi fanno parte del miglioramento del centro. Il sindaco Brucchi replica al PD e parla ai commercianti. Cantiere oversize per le norme di sicurezza. Sfogliamo ancora le pagine della città. Il sindaco di Notaresco coinvolto in un incidente. Diego di Bonaventura resta leggermente ferito in una carambola all'uscita di Sant'Atto sulla Teramo Mare. Di taglio basso un incontro. Ieri il tavolo sul dimensionamento scolastico. Su 44 istituti ben 7 risultano sotto i parametri minimi e pochi studenti nelle aree interne. Le scuole teramane vanno riorganizzate. È stato preso il pusher della Sant'Egidio Bene, un albanese di 33 anni riforniva di cocaina i clienti di un bar con il karaoke. E poi nessun referendum per la nuova caserma, siamo a Giulianova, tempi troppo lunghi, l'allarme per Roseto, si muovono i parlamentari, questa la denuncia del sindaco Mastromauro. Giulianova, l'amministrazione querela i proprietari di alcuni siti e chiede il sequestro delle pagine, lo stemma comunale utilizzato senza autorizzazione. E ancora, nessun pericolo alla stazione di Roseto. I pendolari chiedono almeno l'apertura diurna della sala d'attesa. La soluzione potrebbe arrivare con la realizzazione dello scalo del comando della municipale. Di taglio basso nella cronaca, un cinquantenne di Silvi dovrà restare a 500 metri dai familiari e a 5 chilometri dalle abitazioni. Maltratta la moglie e i genitori, allontanato da casa.
Cultura, quando Freud diede l'ok a Levi Bianchini, la società psicoanalitica italiana nacque 90 anni fa a Teramo, la fondò il direttore dell'ospedale psichiatrico e sabato ci sarà il convegno. E poi gli abruzzesi del mondo uniti con Ro, anche Ginoble e Sbei nell'associazione di giovani presentata a Milano. Due obiettivi racchiusi in un unico motto, fare rete e coltivare talenti. Questo è lo slogan adottato dall'associazione Ro Resident of Abruzzo in the World. L'associazione è stata presentata domenica scorsa a Casa Abruzzo nello spazio che la regione ha messo a disposizione a Milano per le organizzazioni abruzzesi durante Expo. Tutto in una parola, appunto, perché Ro in inglese ha un duplice significato, vuol dire schietto, rude ma anche genuino, e da qui dell'associazione la scelta di farne il proprio nome, anche strizzando un po' l'occhio al tormentone dell'Abruzzo, forte e gentile, i valori comuni che condividiamo, ha dichiarato Fania Valeria Michelucci, ingegnere di Giulianova e presidente dell'associazione, sono onestà, lealtà, rispetto della cultura e tradizioni regionali. Socio onorario dell'associazione infatti il cantante rosetano Gianluca Ginoble, del trio Il Volo, per eccellere in campo musicale a livello internazionale e per esprimere con la musica l'amore per la propria terra e i propri valori del Ro. E poi di taglio basso, torna in funzione la struttura, gli alunni la festeggiano con un'esibizione, si parla del San Giuseppe, una performance per la nuova palestra. Andiamo allo sport. Teramo, il futuro passa da CONI e Sant'Arcangelo. In aula il ricorso dei biancorossi contro la sentenza di agosto sarà discusso nel pomeriggio presso il collegio di garanzia del CONI a Roma. Una gara doppia, e non perché a Sant'Arcangelo si giochi due volte, ma perché quella del Mazzola non sarà l'unica partita che il Teramo giocherà in settimana. La prima la disputerà oggi pomeriggio con i suoi legali dinanzi al collegio di garanzia del CONI, che dovrà valutare i ricorsi pervenuti con contro la sentenza dello scorso 29 agosto, quella che collocò il Teramo nel campionato di Lega Pro. Oltre al ricorso della società biancorossa saranno analizzati quelli presentati da Savona e Forlì, più quelle del presidente del Teramo Luciano Campitelli e dell'ex direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, di Marco Barghigiani, Davide Matteini ed Ercole Di Nicola. Per la società si punta a una riduzione o cancellazione dell'ammenda da 30.000 euro e soprattutto della penalizzazione in classifica. Ora invece torniamo nelle pagine del centro e apriamo anche qui la pagina dello sport, perché ieri sera era prevista un turno infrasettimanale per il Pescara a Novara, partita che invece è stata rinviata a data da destinarsi. Guardate qua la nebbia. Viaggio a vuoto, Pescara vince la nebbia. Non c'è l'accordo per il recupero, partita rinviata forse al 4 novembre. I biancoazzurri volevano giocare oggi alle 12 o alle 15, piemontesi alle 18, e ora a decidere sarà la Lega di Serie B. Impossibile trovare un albergo disponibile, i giocatori rientrati nella notte dallo scalo di Torino. E allora, come detto, ieri la nebbia è arrivata, ma non era ancora certo se si sarebbe giocato oppure no. Ovviamente noi di TV Sera eravamo pronti per la diretta di Diretta Stadio con gli inviati proprio sul posto, e allora vediamo tutto quello che è successo in diretta nel servizio di Andrea Costantini. Partita rinviata, una nebbia che è comparsa intorno alle 18.30-19, prima in versione leggera, poi però la nebbia si è fatta sempre più insistente, ha avvolto lo stadio Piola, in particolare il rettangolo di gioco, un paio di sopralluoghi, quelli fatti dal direttore di gara a Battista Di Molfetta con i capitani Evacuo e Memuscià, il primo sopralluogo prima delle 20.30, decidendo di aspettare una mezz'oretta prima di un secondo sopralluogo, e poi il secondo sopralluogo che è stato quello definitivo del rinvio. Inizialmente sembrava un rinvio a domani o alle 14 o alle 15 o alle 18, poi però non si è trovato l'accordo e il rinvio alla fine è stato a data da destinarsi. C'erano problemi legati alla logistica, all'impossibilità di trovare un alloggio nell'imminenza per il Pescara, poi c'era anche il rischio di riavere la nebbia a Novara, un rischio piuttosto concreto, soprattutto se la gara si fosse rigiocata in orari tardo pomeridiani o serali, quindi dalle 17.30 in poi, e quindi insomma
non è stato trovato l'accordo tra le due società per l'orario, c'erano anche dei problemi logistici, il problema di una nebbia che poteva tornare anche nella giornata di domani, e allora per questo motivo si è deciso sul rinvio a data da destinarsi chiaramente la data poi sarà conosciuta attraverso un'apposita comunicazione che sarà fatta sul sito della Lega di Serie B. Ancora Serie B, stasera in campo ci sarà la Virtus Lanciano alle 20:30, lo stadio è il Guido Biondi e la partita sarà Virtus Lanciano e Salernitana. D'Aversa cambia la Virtus di Matteo Terzino e Piccolo, torna l'ala dall'inizio, il tecnico potrebbe lanciare Lanini contro la Salernitana. Aquilanti non ce la fa, quindi sarà confermato Rigione al centro della difesa con Amenta, Bacinovic in panchina e in arrivo circa 200 tifosi dalla Campania. E ieri c'è stata la conferenza del tecnico Roberto D'Aversa per il pre-gara. Ascoltiamo. Bello di queste situazioni dove ci sono le tre partite, lì dove magari ci possono essere dispiaceri, c'è subito la partita successiva, quindi c'è poco da pensarci. Ecco, abbiamo una partita molto importante contro la Salernitana, è partita difficile, però giochiamo in casa, dobbiamo cercare di fare risultato a tutti i costi, come stiamo facendo. In casa stiamo facendo benissimo, quindi continuare, ma ripeto, anche fuori casa, sotto l'aspetto della prestazione, a questi ragazzi non gli posso assolutamente rimproverare niente. Poi tutti quanti voi avete visto quello che è successo, quindi bisogna continuare su questa strada e è un peccato, perché lì dove si fa una prestazione del genere, tornare a casa con zero punti, c'è solo da rammaricarci. Però non dobbiamo crearci assolutamente nessun tipo di alibi, dobbiamo pensare che tutto dipende da noi. Tutte le partite sono importanti, ma non dobbiamo avere l'assillo di vincere a tutti i costi, perché sennò magari rischieremmo di fare errori di eccessiva volontà nella ricerca del risultato. Io dico che dobbiamo continuare a fare le prestazioni che stiamo facendo, poi migliorando, perché è chiaro che bisogna migliorare ancora sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto della scelta ultima. Però penso che a Brescia ci sia stato un miglioramento, dove un attaccante esterno è andato al gol, dove ci sono state anche situazioni dove potevamo segnare. Un percorso che piano piano andremo a migliorare, è chiaro che dipende soprattutto da come noi andiamo in campo con l'atteggiamento, quello non deve mai mancare per quanto riguarda le nostre caratteristiche. Non c'è il tempo per fare uno stravolgimento tattico, ma non vedo il motivo, perché comunque stiamo facendo abbastanza bene, anzi molto bene. Quello che può cambiare è l'atteggiamento in fase difensiva, perché a Brescia poi siamo tornati a difenderci con 4-5-1. Ma la Salernitana è una squadra fatta da giocatori esperti di categoria, dove ci sono giocatori che possono fare la differenza, come Gabbionetta, come Sciaudone, come lo stesso Coda, che l'anno scorso giocava in Serie A. È chiaro che bisogna avere sempre il massimo rispetto per la squadra in cui andiamo a affrontare, però convinti, consapevoli che siamo una buona squadra e che comunque è dura anche giocare contro di noi. Il campionato sta dimostrando questo. È vero che magari fuori casa abbiamo avuto qualche lacuna sotto l'aspetto dei risultati, ma sotto l'aspetto della prestazione anche gli altri hanno dovuto sempre faticare, compreso il Brescia, perché poi alla fine uno fa presto a dire di rimonte, fa presto a dire una squadra che non ha mollato mai, però qualcosina c'è da recriminare. Chiudiamo con la Lega Pro, anche qui la notizia è oggi a Roma, il collegio di garanzia e il Teramo Alconi per lo sconto. Torna in aula il caso di illecito, gli avvocati e l'Aquila puntano anche a ridimensionare le ammende. E poi l'Aquila contestata, il patron Chiodi replica i tifosi, non capisco tanto astio. E infine la Serie D, le abruzzesi del girone F, Giulianova D e arrivi, San Nicolò volo senza limiti, il proprietario delle quote giallorosse. Allora proviamo ad aspettare la pagina, nel frattempo chiudiamo con la Serie D e in particolare vediamo quelli che sono ovviamente i prossimi turni per il campionato del girone F, eccolo qua. Il proprietario delle quote giallorosse, Feliziani, lascia, giovedì due rinforzi, il Teramani meglio della passata stagione, Rapino Brighi che coppia in difesa. E infine Bolami, Vastese pronta per la D, eccellenza, biancorossi sempre in vetta, il patron carica, domani la Coppa Italia. E allora con lo sport come sempre chiudiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14, invece Mattino 6 e la nostra rassegna stampa tornano domani mattina puntuali alle 7. Buona giornata.